Oggi parleremo di cibo, slow food travel, viaggi consapevoli nelle meraviglie gastronomiche d'Italia. Per la presentazione della mattinata lascio dopo la parola a Gabriele, vado un secondo avanti e se la PPT mi risponde, eccole qua, vi presento i prossimi incontri. Le grotte turistiche in Italia, la collaborazione tra l'Associazione Grotte Turistiche Italiane e la Società Speleologica Italiana, il 13 di ottobre, il 20 ottobre, Paesaggeo. Scusate, chi è che mi ha portato via la... Sì, sto cercando di farlo, ma stamattina è una mattina un po' difficile. Eccolo qua. Lo vedete? Sì. Allora, il 20 ottobre, Paesaggeo, fare esperienza del patrimonio geologico in Valmarecchia e Montefeltro. Per questi due ci sono ancora posti, se vi interessa, qualora non vi siate iscritti. 27 di ottobre, invece, abbiamo Terre Mutate, un cammino come rinascita dell'Appennino ferito e vi ricordo che purtroppo per voi, se non vi siete iscritti, questo ha già raggiunto l'Amplein. Il 3 novembre, dal libro alla mappa, la flora storica della provincia di Bologna. Anche qui ci sono ancora posti. Il 10 di novembre, il fuoco nel cuore, le ali ai piedi. Riflessioni sul fenomeno degli incendi boschivi in Emilia-Romagna. Il ruolo attivo di ogni escursionista per la prevenzione del rischio collettivo e personale. Anche qua ci sono ancora posti. Bene, io interrompo la condivisione e lascio la parola a Gabriele per la conduzione della mattinata. A te, Gabriele. Buongiorno a tutti, grazie della presentazione e soprattutto grazie ai tanti intervenuti. Mi è fatto tantissimo piacere sapere che sono andati esauriti tutti i posti di questa giornata, che credo troveremo il modo di rendere come sempre nelle attività che svolge l'associazione a cui appartengo, massimo diciamo della giovialità e della convivialità che siamo esprimere nel trattando anche temi estremamente importanti come quelli che ogni giorno siamo abituati ad affrontare. E quindi credo che la prima cosa da fare sia quella di presentarvi chi ha deciso di partecipare oggi a questo incontro, partendo dalla prima persona a cui lascio la parola, Stefano Miola, che da poco ha preso le redini dell'associazione Braidiese, assieme a un altro gruppo di giovani che hanno tanta voglia di fare per rendere ancora migliore quello che è il nostro vero mondo, il mondo delle piccole produzioni, dei piccoli luoghi, di quei luoghi che sono tutti i giorni e spesso dimenticati, ma estremamente ricchi di patrimoni e di tesori da andare a scoprire. Quindi a te la parola, Stefano, per presentarti e dico di nuovo buona giornata a tutti. Buongiorno a tutti, vi saluto tutti i partecipanti, vi saluto anche a Giacomo. nome Giacomo, sì. Zoom ce lo ricorda rispetto a quando siamo in presenza. Ma niente, non, stessa cosa, importante è quello che oggi riusciamo a e vogliamo trasferire attraverso questo dialogo insieme a voi. Tanto vi saluto anche a nome del neo consiglio direttivo di Slow Food Italia, del quale faccio parte e all'interno del quale mi occupo più specificatamente di questa progettualità, la quale poi Michele Rumiz, che è qui accanto a me, ci racconterà la genesi, ci racconterà tutta l'evoluzione del progetto. A me tocca un po' raccontarvi cos'è che ci muove, cosa
politicamente intendiamo affrontare con questo tipo di progettualità nei mesi che verranno, con uno scadenzario anche abbastanza preciso rispetto a quelli che sono gli obiettivi. Tutto sostanzialmente parte e nasce da un'esigenza che scaturisce già prima della pandemia che abbiamo vissuto, un'esigenza da parte della gente di vedere nella dimensione del viaggio e dello spostamento qualcosa che possa creare delle relazioni, possa lasciare il segno, possa essere qualcosa di unico. E in questo il Slow Food Travel è una delle nostre progettualità che già si prefiggeva dalla sua nascita diversi anni fa di raggiungere obiettivi di avvicinamento, oserei definire antropologico, degli esseri umani con gli altri esseri umani che sono presenti sui territori, che di cibo se ne occupano quotidianamente, lo fanno prima di tutto per una normale quotidianità e poi per, diciamo, una quotidianità che magari su diverse destinazioni è vocata anche alla dimensione turistica. Ma lo si fa perché i nostri territori sono ricchi di tradizioni, sono ricchi salvaguardia di quella che noi definiamo ultimamente proprio all'ordine del giorno, citiamo spesso il termine biodiversità, che sappiamo benissimo che rischia tantissimo troppe specie animali e vegetali rischiano l'estinzione proprio a causa del fatto che non esistono più le persone che portano avanti i semi, che portano avanti le specie, le razze, e quindi sulla base di questa domanda questo nuovo consiglio direttivo di Slow Food Italia ha puntato al rilancio del progetto Slow Food Travel, partendo proprio dalla gente, partendo proprio dalle comunità locali, partendo dal forti del fatto che Slow Food ha una rete in diversi paesi del mondo, molti paesi del mondo, diciamo siamo presenti in addirittura fino a 160 paesi del mondo, e proprio intorno a questa dimensione che vogliamo lavorare. È chiaro che qui ciò che è Slow Food Italia e ciò che è Slow Food International si intreccia. Se parliamo di turismo è difficile definire una precisa territorialità, ma noi cominciamo a definire una territorialità proprio da questi 160 paesi nei quali siamo presenti, con contadini, casari, pescatori, allevatori che in qualche modo portano avanti quelle tradizioni e sono la vera e propria salvaguardia, rappresentano la vera e propria salvaguardia di questa biodiversità che rischia tantissimo. Ecco, questa progettualità in qualche modo prova a venire incontro da una parte ad un'esigenza, in modo da provare a restituire un volto nuovo al mondo dell'ospitalità e del turismo, e dall'altra parte prova a essere ad essere un turismo che sia in qualche modo in accordo con il pianeta, non solo nei confronti della biodiversità, ma anche nel contrasto ai cambiamenti climatici, ma anche nella salvaguardia delle culture indigene di numerosi nostri territori. Per fare questo ci è molto caro l'altra definizione sulla quale lavoriamo come associazione ormai da diverso tempo, che è il concetto stesso di comunità. Cosa vuol dire lavorare insieme ad una comunità locale per coinvolgerla in una progettualità? Ecco, questa è la sfida che ci prefiggiamo da qui ai prossimi mesi che verranno. Questa è la sfida di Slow Food Travel per definire un nuovo modello di ospitalità che metta insieme ospitalità alberghiere ed extraalberghiere, che mette insieme ristorazione, che mette insieme servizi legati al turismo, che mette insieme turismo esperienziale e tutti coloro che in qualche modo lavorano in una direzione legata ad un turismo
che noi definiamo slow, che definiamo lento. Cos'è il turismo lento? Il turismo lento è tutto ciò che ho provato a sintetizzare qui, in questa, diciamo, questa mia introduzione, e stiamo provando a farlo con diverse destinazioni. Però lascio questa parte a Michele Rumiz, che parlerà dopo, e rimango qui sono a disposizione nel caso in cui avete bisogno del mio supporto. Vi ringrazio. Grazie Gabriele. Grazie Giacomo, scusami, non so perché mi è passato questa cosa di Stefano, ma sai, l'età ogni tanto incide sugli interventi. E ora lascio la parola a Michele e vi chiedo in questa fase di presentazione principalmente di presentare voi stessi, e poi dopo entriamo proprio sul tema del contenuto. Grazie. Vai Michele. Grazie mille, grazie Gabriele, non so se apprezzate le nostre potenti mezzi di regia. Io sono Michele, lavoro sul Food ormai da tantissimi anni, 13 anni, e quando mi sono imbattuto in Slow Food Travel ho pensato che era il progetto che avrei voluto seguire con tutto me stesso, perché secondo me di tanti progetti che porta avanti Slow Food Travel è un po' una somma di tutto quello che facciamo, un po' come ha detto prima Giacomo, no? Cioè mettere insieme sia lo sforzo per salvaguardare la biodiversità e sia lo sforzo per fare comunità. E tutto questo ovviamente cercando di far dialogare quella che è la più grande industria del mondo, cioè il turismo, con l'enogastronomia. Perché appunto Slow Food Travel è nato, dopo lo vedremo più nel dettaglio, è nato proprio per questo, per cercare di fare dialogare enogastronomia e turismo come dovrebbero fare, però come spesso non accade. E ovviamente quando poi turismo ed enogastronomia non dialogano come potrebbero e dovrebbero, quello che succede è che da un lato chi fa agricoltura di produzione di cibo di qualità non beneficia di un ritorno da quello che è l'afflusso turistico. E dall'altro il turismo perde, il turismo di quel territorio perde un'opportunità per dare risalto alle proprie specificità. E quindi come Slow Food appunto è nato Slow Food Travel, di cui io cerco di coordinarlo pur non avendo un background turistico alle spalle. Appunto, io sono una persona che ha studiato soprattutto sviluppo rurale e che ha in contesti anche e soprattutto in via, diciamo, di paesi emergenti, però appunto credo e crediamo come Slow Food che il turismo sia un pezzo importante del nostro lavoro per gli anni a venire. Quindi grazie Gabriele, poi ci entriamo più nel dettaglio dopo, direi. Ottimo, grazie veramente tanto Michele, tanto come sempre mi diverto a segnare quelle che sono le parole negli interventi che poi vi tornerò a tormentare dopo. A questo punto qui ne approfitto anch'io per fare la conoscenza di Roberto Perticaroli e lascio la parola a lui, perché mi hanno raccontato meraviglie su quello che stai facendo tu nelle tue terre, quindi anche a te ti chiedo un intervento di presentazione tuo e te la parola. Sì, Gabriele, grazie a te, grazie a tutti i presenti, all'organizzazione ovviamente. Sono sempre contento di ritornare in Emilia-Romagna, ci sono sempre stato tanto. Se Michele ha detto che lui ha dato tutto se stesso a Slow Food Travel, anche io altrettanto, ma ancor prima direi che ho dato tutto me stesso per il turismo sostenibile, anzi allora si chiamava naturalistico. Il turismo responsabile e sostenibile è un'accezione che è venuta un po' più tardi. Dall'86, costruendo una prima cooperativa di guide del parco nel Nazionale del Circeo, a proposito di foresta
e foreste riconosciute nel patrimonio dell'UNESCO, la foresta planiziale del Circeo, e da quel momento in poi non ho mai smesso di operare verso un turismo appunto che oggi trova probabilmente una somma per quello che mi riguarda anche io, quindi sono qui per dare tutto me stesso per Slow Food Travel, proprio per questo progetto che, come diremo più là, appunto raccoglierà tanti di quegli aspetti che sono stati già accennati. Io sono quindi una guida ambientale, una guida turistica, lavoro nel turismo avendo fatto anche l'agente di viaggio, eccetera, eccetera, insomma, quindi ho una lunga esperienza proprio invece nel settore, ovviamente lavorando però a tutto campo nella progettualità appunto di comunità, di progettualità di sviluppo del territorio. Ho fatto anche a livello nazionale un altro progetto con lo scrittore Stanislao Nievo, quello dei parchi letterari, che poi è mutato d'accento quando Nievo poi è morto, e quindi ho dovuto anch'io lasciarlo per strada, ma non abbandonandolo, perché appunto ho continuato. Non mi troverete, perché oggi ci sono molti guide della EGAE, non mi troverete come guida EGAE, pur essendo stato uno dei fondatori nel 92, cioè nello statuto, nell'atto costitutivo, c'è il nome del presidente della nostra cooperativa, Alessandrini, che era appunto di Latina, perché nell'89 io avevo preso e sono anche una guida turistica autorizzata, e diciamo che quando arrivò Stefano Spinetti, insomma, cominciarono a salire un po' le quote, siccome ero anche guida, insomma, in quel momento. Ma ho continuato sempre a fare la guida ambientale, e poi vi dirò che anche come Slow Food Travel abbiamo qualche idea specifica riguardo proprio a degli aggiornamenti che potremmo elaborare insieme per la GAE. Questo per il momento, e a dopo per l'approfondimento. Bene, grazie Roberto, e anche a te mi sono segnato un paio di paroline che dopo tornerò a stuzzicarti, perché hai detto, nonostante il poco tempo, un paio di cose che sono veramente interessanti per chi si diverte come me a andare a scoprire quelli che sono i territori e i tesori nascosti del nostro paese. Ora lascio la parola a Roberto e Alessandra, che invece loro conosco mio malgrado, tra virgolette, molto bene da tempo, e sono una realtà vicino a casa mia. È riuscito a far funzionare anche lo schermo, era impossibile non riuscire a non avervi nel vostro splendore anche di immagine, e quindi lascio la parola a voi, Roberto e Alessandra, dell'Osteria Locanda La Campanara. Sì, adesso momentaneamente mia moglie è dovuta andare di sotto, perché veniamo da 10 giorni di ferie, che sono anni che non facevamo, e domani riapriamo, quindi ci sono i ragazzi, sono appena arrivati, deve dare un po' di ordine per ripartire. Niente, noi nel 2004 conosciamo Slow Food. Io facevo il geometra, mia moglie faceva la maestra, e ci innamoriamo di questo mondo, ci innamoriamo di persone che cercano di fare cose belle, e per fortuna in Italia in questi anni ne abbiamo conosciute tantissime. E quindi niente, cominciamo forse quasi come gioco. Siamo in questo piccolo borgo della Romagna Toscana che si chiama Pianetto di Galeata, è un borgo magico che fino a pochi anni fa c'era una maga, un artista, 12 ultra novantenni e noi che provavamo a fare ristorazione. Adesso la maga è morta, l'artista è morta, l'osteria invece per fortuna con la locanda è tanto cresciuta. Abbiamo nel nostro piccolo ridato vita a questo borgo, riusciamo a far arrivare persone da tante parti dell'Italia e anche dall'estero, e facciamo conoscere questa vita semplice, ma questa vita vera. Qui da noi ancora le nostre nonne c'è il lavatoio, vanno a lavare i panni, la sera si ritrovano, si cambiano, vengono nel nostro barretto negozio che abbiamo
aperto e stiamo rilanciando per dargli a loro anche un luogo di aggregazione serale, che poi è diventato l'attrazione della valle, perché quest'estate c'era la movida delle novantenni, e questa è stata una cosa bellissima, che uno di Milano che veniva a dormire da noi e a mangiare da noi, per poi conoscere questo territorio, sono rimasti straordinariamente entusiasti, perché in questo momento storico, dopo questo bruttissimo 2 anni, forse l'unico lato positivo da ritrovare è forse questo grande riavvicinamento delle persone alla natura e alla semplicità, agli spazi un po' più grandi, a questi piccoli borghi che secondo me sono il futuro, e i prossimi anni saranno quelli che bisogna, con una gestione accurata e ben attenta, sono le nuove situazioni, perché la gente ha bisogno di vivere la semplicità, di tornare a trovare la cosa semplice. Abbiamo creato un mondo troppo grande, con troppe cose in ogni momento, con tutto, ma la mattina ci manca un bicchiere di latte appena munto, e questa è la ricchezza di questo momento. Niente, credo. Dopo, magari, se mi volete chiedere cose, noi comunque abbiamo una piccola osteria che adesso, durante il periodo estivo, è molto più grande, perché abbiamo un bel giardino, abbiamo 9 camere con la locanda, stiamo facendo cose belle, sta arrivando gente da tutto il mondo. Arrivava adesso, questi 2 anni un po' meno, stanno arrivando però tanti italiani a riapprezzare la semplicità. Dal di qui si può partire, che abbiamo qui a 20 km un parco nazionale straordinario, e poi abbiamo tutto, perché abbiamo la nostra forza, le nostre tradizioni, la nostra cultura e i nostri prodotti straordinari. Grazie Roby, grande come sempre, grandi come sempre. E quindi a questo punto qui io inizierei a riprendere il giro, prenderei di nuovo, richiamerei al microfono di nuovo Giacomo e quello che è venuto fuori da queste presentazioni che, come sempre, esprimono la gioia del chi fa che cosa e del chi riesce poi a generare gioia anche nelle persone che vivono con loro. E quindi partirei proprio tenendo in considerazione una serie di parole che sono venute fuori, Giacomo. Che sono poi quelle che caratterizzano proprio il nostro modo di pensare, di fare e di vivere i territori, che sono appunto, come hai detto anche te nella tua introduzione, la biodiversità, ma quella che piace a noi, cioè che è fatta da tutto quello che vive, viene messo in evidenza nei luoghi dove ci troviamo, no? A partire dal cibo, arrivare a quella particolare mucca. Passando per il vino, che notavo dietro a Michele che oltre ai libri sono posti ben in evidenza 3-4 bottiglie che non so cosa contengono, ma sicuramente qualche cosa che serve anche ad aumentare la felicità nei momenti di ritrovo. Per passare poi al discorso delle persone vere, che sono sempre quelle che abbiamo cercato, no, Giacomo, nelle nostre avventure, nella mia avventura ultraventennale con l'associazione, per poi pensare che queste persone vere vivono in luoghi veri. E vorrei partire proprio da una considerazione che invece riprende dall'ultimo intervento di Roberto, il fatto di stare con persone vere. Io la più grande cosa che mi è mancata in questo periodo di Covid è stato l'abbraccio. E l'abbraccio che richiamo sempre in un libro, in due saggi di Leo Buscaglia, no? Il fatto che quando ti trovi di fronte a una persona, specialmente lui che vive in America, abbracciare una persona
capisci che persona hai di fronte, la rigidità, il fatto di essere invece una persona che si fa trasportare, che è disposta a stare al gioco. Quindi dopo questa divagazione che mi piaceva fare, dopo i vostri interventi, ti lascio la parola per cercare un pochino di entrare più, tra virgolette, nel politico delle parole che ho lanciato. Sì, effettivamente la dimensione è quella legata un po' al rapporto che si può stabilire attraverso un'esperienza legata alla vacanza e soprattutto nel fatto che ci rimanga un qualcosa di straordinario. Quello che viene rimarcato sempre più e in maniera anche abbastanza ampia, soprattutto alla luce dello sconvolgimento legato al Covid, è il fatto che la gente necessita di attraverso l'esperienza di una settimana, 15 giorni, quel che sia, di tornare e di portarsi a casa un pezzo di quel territorio che possa continuare ad essere vivo non solo nel ricordo, ma che possa continuare ad essere vivo anche in una relazione che può continuare ad essere viva in qualche modo anche attraverso relazioni che possiamo stabilire attraverso la tecnologia, ad esempio. Questa roba qui è ancora più forte. Io nella vita sono diversi anni che mi occupo di turismo rurale ed esperienziale, e quello che noto è proprio è stato un continuo crescere da parte nella gente di questa necessità. La gente ha bisogno di fare esperienze straordinarie. Le esperienze straordinarie, quelle che durano molto, sono le esperienze quelle vere. Sono le esperienze quelle che non si fanno in un paradigma del fare turismo per la gente, ma nascono nel paradigma del fare turismo insieme alla gente. Ecco, questa è l'ABC che sconvolge, che dovrebbe sconvolgere da qui agli anni a seguire il modo di fare turismo da parte di diverse organizzazioni, dal più piccolo operatore alle più grandi DMO e alla politica stessa che in qualche modo guida l'andamento dei flussi turistici. Gli sconvolgimenti ne abbiamo vissuti molti. Si pensi semplicemente al fatto che nel periodo pre-pandemico un gruppo di 10 persone fosse considerato un gruppo di piccolo, medio piccolo. Oggi un gruppo di 10 non è propriamente considerato. Sono addirittura oggi questi mesi che consideriamo di prima ripresa del turismo internazionale, c'è questa necessità quasi di stabilire una relazione diretta con le persone, quindi una relazione proprio a tu per tu. Quindi immaginate quanto conta la modalità e l'approccio da parte degli operatori del turismo in questa direzione. Noi stiamo provando a lavorare su questo. Non a caso, in una prima formazione fatta all'inizio di questo anno per gli operatori di Slow Food Travel, ci siamo concentrati prima di tutto sul tema della relazione. Tema della relazione: cosa vuol dire relazionarsi con le persone? Cosa vuol dire che un operatore del turismo debba in qualche modo provare a stabilire una relazione con i propri ospiti? Cosa vuol dire entrare in relazione ed entrarci prima, nella fase di pre-booking, durante la fase assisterlo, durante la fase di prenotazione? Che cosa significa entrare in relazione durante la vera e propria esperienza di soggiorno? Che cosa significa continuare ad esserci in relazione, andando a rimarcare
dei momenti, spesso anche giocando su quella che è la nostalgia dell'ospite che va via, parte e non, magari non vede l'ora di ritornare o non vede l'ora di rifare un'esperienza come quella che ha potuto vivere a stretto contatto con noi. Quindi ecco che lo spazio di d'azione, lo spazio di grande potenza che può scaturire attraverso un'esperienza di viaggio si amplia, il range diventa molto più ampio di quanto potessimo immaginarlo in passato. Bene, grazie, grazie veramente Giacomo. La realtà è questa, poi noi che abbiamo fatto, noi che ci siamo occupati di quello che poteva essere il rilancio di un'economia nei territori montani, per quanto mi riguarda, poi dopo Perti Caroli ci racconterà anche delle esperienze più vicino al mare, visto dove opera principalmente lui. Però noi che ci siamo sempre occupati di cercare di ridare valore a quella che è la montagna, siamo proprio partiti in primis dal rapporto interpersonale tra chi viene a vedere i nostri luoghi e cercando di farli vivere come li viviamo noi quotidianamente. Quindi grazie per il momento Giacomo, poi sicuramente tornerò a romperti le scatole tra un pochino prima che tu scappi. E quanto tempo ci dai ancora? Mezz'oretta. Ecco, allora facciamo in modo, e lo dico anche ai convenuti, se hanno domande da fare a Giacomo dobbiamo approfittarne perché poi è alle 11, quindi scappa se qualcuno ha intenzione di fare domande a Giacomo, può anche già scriverle nella chat in modo che così ne approfittiamo prima che vada per chiedergli chiarimenti. Ora invece passo la parola a Michele, che sta seguendo già da un po' di tempo quello che è la parte del travel per l'associazione e credo che ci siano veramente tanti stimoli a cui puoi rispondere e mi piacerebbe anche perché io lo uso sempre quando vado in giro che tu riuscissi a dire qualche cosina anche dell'app che abbiamo perché è veramente interessante dal punto di vista del fare un'esperienza vera nei territori in cui ci troviamo, anche proprio solo due parole sul fatto di come possono essere utilizzati certi strumenti per scoprire chi nel territorio vive e opera e si mette a disposizione del turismo che naviga in quei territori. Grazie Michele. Grazie mille. Beh, sì, allora, diciamo una cosa, no? Che comunque Slow Food, senza volerlo, ha sempre avuto comunque una componente legata al turismo, no? Tu parlavi adesso, immagino, dell'app di Slow Food in tasca, uno strumento messo a disposizione dei soci Slow Food, attraverso il quale conosce le attività del territorio e poi tutte le segnalazioni, no? Quindi locali di cui ci fidiamo, produttori che ci piacciono, e via dicendo. Che Slow Food, nascendo come una realtà fatta di appassionati del territorio, perché quel territorio lo conoscono, inevitabilmente è finita per essere anche un luogo dove ci si scambiava consigli. Io non ricordo, cioè, da quando lavoro su Food ricevo almeno un centinaio di mail all'anno di fiduciari e soci da in giro per il mondo che ci chiedono informazioni rispetto ad altre aree del mondo. Scusa, scusa Michele, ma Roberto ha condiviso lo schermo. Roberto, togli la condivisione dello schermo perché sennò. Ecco, perfetto, siamo Ok. tornati. Quindi, appunto, scusate. Quindi questo è importante, no? Perché, nel senso, la nostra rete conosce i territori e quindi mettere a disposizione di altre persone, di chi viene da fuori, la conoscenza che la rete di Slow Food ha di un territorio, ci sembrava un qualcosa di importante. E perché? Vabbè, da un lato perché ovviamente, l'abbiamo detto prima, il turismo può generare economia e può generare anche consapevolezza e identità nelle comunità,
che si vanno a scoprire, ma anche perché sappiamo che sempre più i viaggiatori che viaggiano non solo all'estero, ma anche all'interno del nostro paese, quindi gli italiani che viaggiano in Italia sono sempre più alla ricerca di esperienze di viaggio che siano autentiche e sostenibili. E quindi, come ho detto, Slow Food può fornire una preziosa chiave di lettura in questo senso, no? Perché soprattutto a chi cerca di capire meglio qual è il retaggio storico, la cultura e la gastronomia della destinazione prescelta. E quindi in questo senso ci siamo detti, ma perché non proviamo a fare un progetto? No, in fin dei conti, se noi diventiamo capaci di parlare anche a un certo tipo di turismo, allarghiamo anche il nostro bacino di persone che ci ascoltano. Slow Food vive cercando di capire alla gente l'importanza delle proprie scelte gastronomiche di ogni giorno. Allo stesso tempo anche la propria scelta è quando viaggiamo e quando conosciamo un territorio nuovo, ci aiutano a capire meglio le complessità del mondo del cibo e magari ci aiutano anche a diventare più consapevoli delle nostre scelte. Povero Roberto e Giacomo l'hanno sentito 20 volte questo esempio. Noi abbiamo una destinazione del Slow Food Travel nelle valli dell'Alto Tanaro, che sono state colpite da un'alluvione micidiale la scorsa estate. E questa alluvione è stata una delle conseguenze, ed è una delle conseguenze del cambiamento climatico, perché è piovuto in 12 ore quello che normalmente pioveva in 6 mesi. E ora capite bene che se uno va in vacanza in quella zona lì, impara non solo a conoscere la gastronomia di un territorio che è a cavallo tra Liguria, ma impara anche, vede con mano l'effetto che ha avuto il cambiamento climatico su queste comunità, perché per noi, almeno per noi che viviamo, non dico per forza in città, ma con ritmi cittadini, diamo poco conto della devastazione che è già in atto a causa del cambiamento climatico. Siccità lunghissime, poi piove tutto d'un colpo, portando più danni che altro. E questo è solo uno degli esempi, no? E quindi la consapevolezza che può venire dal viaggio per noi era un motivo di forte interesse. E così quando abbiamo tra l'altro avuto, questo lo sa anche Roberto molto bene, abbiamo avuto da sempre un sacco di contatti da parte di tour operator che erano interessati a fare dei pacchetti Slow Food un po' in giro per il mondo. Questa formula non ha mai realmente funzionato, perché probabilmente non funziona all'interno della nostra rete ciò che nasce, diciamo, dall'alto, ma preferivamo lavorare su un progetto che invece nascesse dalle esigenze dei territori. E quindi abbiamo colto la palla al balzo quando la Regione Carinzia ci ha chiesto di aiutarli a sviluppare un progetto di destination development partendo proprio dalle esigenze delle realtà produttive del territorio. Ed è così che è nato Slow Food Travel, proprio come un destination development, un progetto di destination development che vuole fare proprio questo, vuole dare la possibilità ai territori di sviluppare al massimo le proprie potenzialità come destinazione enogastronomica di qualità. Questo progetto, appunto, come ho detto, è nato in Austria per la prima volta nell'Eisachtal con la Tourism Region della Carinzia, con la prima destinazione appunto in Alpe Adria. Qui si è aggiunto poi una seconda, quindi sono due valli vicine, tra l'altro molto vicine al confine con il Friuli Venezia Giulia, quindi non lontane neanche Romagna, dove ci sono stati dei risultati molto interessanti. Soprattutto si è lavorato a 360 gradi, nel senso che è stato un progetto di lunga durata, dove si è lavorato per cercare di far sì, da un lato, che i ristoratori e albergatori portassero dentro il proprio menù e colazioni quanti più possibili prodotti del territorio, dall'altra perché si è lavorato perché quanti più attori del territorio, compresi i produttori, fossero in grado di offrire delle esperienze gastronomiche di qualità. E poi loro, come appunto come DMO della Carinzia, hanno lavorato molto per promuovere questa destinazione e per diciamo costruire anche un'offerta integrata dove la componente di travel si univa a un'altra serie di componenti, non per forza unicamente gastronomiche. Anzi, questo è stato un lavoro incredibilmente ben fatto, dove si è proprio lavorato alla costruzione vera e propria di una destinazione. E lo dico perché i risultati sono stati molto incoraggianti, perché
l'anno della pandemia, nel 2020, la Carinzia ha avuto un più 30% di arrivi rispetto al 2019, penso sia stato uno dei pochissimi casi di crescita nel 2020, quindi completamente in controtendenza rispetto all'anno prima, ma soprattutto ha dimostrato che è un territorio tutto sommato, passatemi la parola, semplice, cioè senza grandissime attrattive turistiche preesistenti, ma con una bella realtà rurale, è riuscita a imporsi, a costruire un'immagine di sé fatta della sostanza, dell'interazione tra produttori, allevatori e ristoratori e delle esperienze che venivano offerte. Questo perché, tornando al dato che si dice prima, e questo lo ripetevamo anche nella formazione che abbiamo fatto a febbraio a Praiano con Giacomo e anche Roberto, si fa presto a dire che la ripartenza del turismo è una ripartenza slow e che partirà dai borghi. La verità è che poi diciamo la gente va in un luogo non solo perché c'è un buon piatto da mangiare o perché c'è un bel paesaggio, ma perché ci sono delle attività da fare. Quindi è importante capire questa distinzione, perché molto spesso in Italia pensiamo che partendo da un buon, cioè, o comunque puntando su un bello scorcio e un buon piatto, attireremo tantissimi turisti, quando ovviamente non è così. Le persone viaggiano quando hanno qualcosa da fare e quando sappiamo a chi vogliamo fare che cosa, no? In questo senso, per esempio, uno dei bellissimi itinerari che abbiamo costruito in questi mesi è stato quello della Transameria in Umbria, dove si è puntato molto sul binomio tra enogastronomia e slow food da una parte, e dall'altra il movimento lento e il movimento, e quindi gli spostamenti con la bicicletta. Infatti l'itinerario è chiamato la chiocciola in bicicletta, proprio perché dà la possibilità da Todi e da Amelia di scoprire questa parte dell'Umbria meridionale spostandosi in bicicletta, no? Quindi integrando, diciamo, l'offerta gastronomica, diciamo, l'offerta sportiva. In questo caso è un turismo più di movimento, più sportivo. Sempre tornando al caso di nuovo dell'Esistal e della Carinzia, è stato per noi importante appunto che il turismo contribuisca a salvare il patrimonio enogastronomico del territorio. In ultima istanza è sempre quello che facciamo, no? Il buono e pulito è giusto per noi, quindi il cibo buono e pulito è giusto e l'accesso al cibo buono e pulito è giusto. Si sostanzia quando un territorio è in grado di difendere il proprio patrimonio di biodiversità agroalimentare e di biodiversità culturale anche, quindi che si mantenga ciò che è buono per quel territorio. Questo per dire che in Carinzia si è lavorato, in quel caso per esempio, al recupero della filiera del grano e del pane, perché come sapete Carinzia è appunto un mondo austriaco, un mondo dove il pane e il burro sono tra le principali filiere, dove ci sono forse le maggiori diversità anche e ricchezza di questo mondo tedesco, soprattutto di quello austriaco, e in questo senso c'era questa valle dove una volta era famosa per i suoi mulini, famosa per le sue farine, famosa per il suo pane, ma c'era più nessuna coltivazione di grano sul territorio, non c'erano più varietà autoctone, i mulini erano completamente abbandonati, e i panificatori, i panettieri facevano pane interamente con lievito di birra. E quindi quello che abbiamo fatto è stato lavorare sia per l'università di Vienna e semi produttori locali per portare di nuovo delle varietà che erano del territorio di grani antichi su quel territorio lì, ripristinare i mulini, i vecchi mulini, quindi chiudere la filiera della lavorazione di questi grani antichi, e poi abbiamo fatto dei corsi per i panificatori per insegnarli a riprendere la produzione a pasta madre. Il risultato è stato ottenere di nuovo un pane di alta qualità, di nuovo un pane specifico di quel territorio che ha generato molto interesse, anche perché dietro ciascuna di queste attività, che ho detto, ci può essere un'attività turistica, quindi imparo a fare il pane, vado a vedere mulini, e vi dicendo. Scusate la tosse. E quindi alla fine di questo percorso è nato il presidio del pane dell'Esichtal, che ha permesso tra l'altro anche ai panettieri del luogo di assumere del nuovo personale per far fronte alle richieste di maggiore produzione. E quindi questo è un ottimo esempio di quello che noi intendiamo quando speriamo appunto che attraverso il turismo si conservi il patrimonio enogastronomico del territorio. Questo può valere per tutti i territori con cui lavoriamo. Lo sa bene Giacomo.
Scusa, hai qualche immagine poi dopo da farci vedere di queste cose? Hai altri esempi? Io, se volete, vi faccio vedere altri territori da indicare oltre alla Carinzia, l'Umbria. Poi dopo sentiremo Roberto di Slow Travel, altre esperienze che ci sono nel nostro territorio, nel territorio nazionale e se c'è qualcosa anche in Emilia-Romagna. Allora, no, in Emilia-Romagna non abbiamo ancora una destinazione per Slow Travel, magari potremmo cominciare a lavorarci presto, se quello che è il nostro speech, anche però al momento non ci abbiamo lavorato in... come spiegherà poi Roberto, con i Monti Lepini, nella Costa d'Amalfi, proprio con Giacomo, e nella zona di Torre Guaceto in Puglia, nella zona del Gran Sasso in Abruzzo, la Transameria in Umbria e poi l'Alta Val d'Arno, la Val d'Arno di sopra cosiddetta, in Toscana. Abbiamo poi... Slow Travel per la prima volta è stato implementato nelle valli dell'Alto Tarno e nelle montagne biellesi in Piemonte, e a livello di altri paesi abbiamo 3 destinazioni nel Canton Vallese in Svizzera, diciamo, dove però di fatto funzionano come se fosse una destinazione unica, lì di nuovo in collaborazione molto forte con la DMO del Canton Vallese. E poi stiamo lavorando anche per lanciare a breve una prima destinazione in Azerbaijan, quindi fuori dall'Europa. Stiamo lavorando per fare altrettanto nelle Filippine, in Ecuador, e poi abbiamo fatto dei pezzetti di travel sotto forma di consulenza un po' in giro per altri paesi del mondo. Però diciamo che è un progetto che stiamo promuovendo, anche se ovviamente ci vuole tempo per vedere dei risultati, perché è un progetto che... Certo. Prende del tempo, se, almeno un paio di anni. Se uno vuol vedere queste destinazioni, le può trovare dove? Allora adesso vi giro il link, comunque è sul sito della Fondazione Slow Food. Vi giro subito il link qua in calce. Ricordo solo a margine di tutto questo discorso che questi qui nel link che ho messo nella chat trovate quelli che sono le destinazioni Slow Food Travel, gli itinerari che abbiamo sviluppato in Italia e anche all'estero. A margine comunque Slow Food Travel è un progetto di destination development che richiede che ci sia una comunità in grado e che ha la potenzialità di organizzarsi. Noi come Slow Food abbiamo anche attivo una partnership con Airbnb per diciamo la costruzione di esperienze slow food di impatto sociale su Airbnb. E questo proprio per dare la possibilità anche ai singoli che magari non hanno che soci di slow food, ma laddove magari non ci sono le condizioni per fare una destinazione, di poter comunque avere un entry point dentro il mondo del. Se volete scoprire qualcosa di più su questo, invece, sostanzialmente, per chi conosce Airbnb e conosce le esperienze slow food sono offerte all'interno della categoria dell'esperienza impatto sociale, quindi Airbnb non trattiene nessuna delle fee che prende, ma queste vanno a sostegno dei progetti di slow food internazionale. Noi abbiamo creato i nostri criteri all'interno delle maglie dei criteri delle esperienze Airbnb, con le quali selezioniamo i futuri host. E alcune di queste esperienze sono diventate anche di gran successo, e quindi noi cerchiamo ovviamente di promuovere anche questa come modo per aprire e per far conoscere il nostro mondo a un pubblico nuovo che magari arriva per tutt'altro motivo, ma poi entrando in contatto con nodi della rete di Slow Food impara ad appassionarsi al tema della qualità vera e della sostenibilità. Un'ultima... Bene, Michele, sì, dimmi. Solo per dire appunto, l'app di Slow Food in Tasca, chiudo invece, questa è un'app a disposizione di chi è socio di Slow Food in Italia e che appunto racchiude un po' tutti i consigli e le realtà che fanno parte del mondo di Slow Food in un unico applicativo. Che è uno strumento decisamente efficace per promuovere e fare rete all'interno del nostro movimento.
Bene, prima che ci abbandoni, grazie Michele tantissimo, poi tornerò anche a te a stuzzicarti su altre cose. E non abbiamo avuto domande per Giacomo nella chat, ma una domanda la faccio io prima che ci abbandoni. Ti chiederei di dirci rapidamente quali sono diciamo l'obiettivo principale nel settore del turismo, l'associazione adesso intende perseguire in tempi brevi legati al progetto di Slow Travel, se c'è qualche novità, se c'è qualche cosa dentro l'associazione, se sono qualche indirizzo che ci vuoi ricordare prima di lasciarci per andare ai tuoi impegni. Parto da una considerazione che l'obiettivo in questo momento è quello di necessariamente apportare una rivoluzione al mondo del turismo. Per apportare una rivoluzione che passi necessariamente per l'uomo, per la rete, per questa dimensione antropologica, è necessario che in qualche modo si ripartino un po' i termini della questione. Il turismo ha necessità di guardare ad altri mondi. Slow Food può farlo perché parte dalla dimensione delle proprie progettualità che fino ad oggi non hanno guardato propriamente al turismo. Oggi si può guardare anche al turismo perché Slow Food ha progettualità come quelle dei presidi, quella dell'Arca, quella dei mercati, quella dei cuochi dell'Alleanza. Immaginate un mondo, un settore come quello della ristorazione, quanto rappresenti un pilastro per il mondo del turismo. Come si può immaginare di fare turismo senza una ristorazione che in qualche modo rispecchi il nostro modo d'essere, la nostra modalità slow? Ecco, questo è il macro obiettivo che ci diamo nei mesi che verranno, i mesi e negli anni che verranno, a portare una grande rivoluzione al turismo. Oggi si parla tanto di comunità locali nei mondi legati alle agenzie, al turismo, a chi si occupa di turismo. Vedo che però la grande sfida di cui dovranno farsi carico tutti coloro che utilizzano questo tipo di terminologia e puntano realmente al coinvolgimento delle comunità locali, sarà proprio quella di capire com'è che si coinvolgono le comunità locali intorno a questa dimensione. Ecco, questa è la grande sfida di cui Slow Food dovrà farsi carico. Ovviamente per fare questo lo facciamo anche in una maniera differenziata sulle varie destinazioni che Michele vi citava poco fa, perché operare su un territorio del profondo sud Italia è chiaramente operazione del tutto diversa che operare in un territorio del profondo nord Italia, dove magari gli usi, l'approccio, il tipo di ospitalità cambia. Quindi lavorare con l'obiettivo univoco, però provando in qualche modo a differenziare, perché è anche questa è biodiversità. Biodiversità significa in qualche modo essere capaci di applicare un modello che abbia un metodo e abbia una metodologia all'interno, ma essere anche capaci di utilizzare quella intelligenza, quella che poi noi negli anni abbiamo declinato sotto forma di intelligenza affettiva. Lavorare con le persone significa guardare le persone con intelligenza affettiva, pensare che loro hanno in sé un'intelligenza affettiva che può in qualche modo fare la rivoluzione nel mondo del turismo che oggi necessita. Chiudo con un dato che io riscontro negli ultimi anni di lavoro. Il dato è che la domanda da parte del pubblico internazionale nella richiesta proprio di affrontare esperienze di viaggio straordinarie è molto più alta dell'offerta.
vuol dire che l'offerta oggi non è così adeguata a quella che è la domanda di viaggiatori che provengono da tutto il mondo, non solamente dall'Italia, ma da tutto il mondo e anche da regioni molto molto che immaginiamo come molto molto remote. Ecco, questa è la grande sfida di cui ci facciamo carico, lo facciamo carico attraverso Slow Food Travel, ma ce ne facciamo carico, Slow Food Travel non esisterebbe se non avessimo le nostre altre progettualità che citavo poco fa. Grazie. Grazie, ti lasciamo al tuo lavoro. Giacomo, grazie veramente del tuo intervento e della tua disponibilità. Ora passiamo, dopo una prima parte dedicata a quella che è l'organizzazione complessiva del sistema, quelli che invece operano direttamente nel territorio, e a questo punto lascerei la parola a Roberto, partendo proprio da una delle sue battute nella sua prima presentazione, questa costruzione di un percorso partendo da quella che è un'area protetta importante, e ricorda anche un po' i miei albori di operatore di un parco con l'esperienza di proprio del Circeo e di quelle attività che in quegli anni lì erano straordinarie all'interno di questo parco. Quindi ti lascio la parola, Roberto, e sì, una domanda che ti faccio prima, sì, che se hai qualche cosa da far vedere approfittane in questa decina di minuti di tuo intervento, 10-15 minuti di tuo intervento. Ok, perfetto. Però prima ti voglio sorprendere e sorprendere tutti, nel senso che ho un po' diviso la mia presentazione e non ho detto che, e quindi un po' sviato, citando solo il Circeo, che in realtà in questo caso io sono qui come portavoce della comunità costituita apposta per seguire il progetto di Slow Food Travel, che si chiama Comunità per il Turismo Sostenibile dei Monti Lepini. Quindi in realtà sto rappresentando un territorio che è a fianco, a ridosso, chiaro. Del Parco del Circeo, dell'Agropontino del Circeo, dove ti ho detto sono nato, ma ovviamente come guida in realtà il territorio occupato dagli interventi, dalle attività, è stato sempre molto più ampio. E tra l'altro, quando prima della alla vigilia della pandemia, quando salì su da Michele a Bra, appunto, per raccontargli che qui come comunità, diciamo, Slow Food del Lazio, avevamo iniziato a costruire un percorso condiviso regionale per portare avanti le prime sperimentazioni di questo progetto Slow Food Travel, appunto, io dissi a Michele: guarda, io appunto vi ho detto prima, sono una guida ambientale, una guida turistica, un'esperienza più di 30 anni, appunto, e se devo vedere il tipo di turismo che è più attrattivo per esempio nel territorio che riguarda il sud del Lazio, non sono certo i Monti Lepini. Tu hai citato prima la marginalità, e da un punto di vista di attrattività i Monti Lepini erano uno dei territori tra l'altro più marginali. E a proposito di aree protette, quello che ha un'area protetta negata da oltre 30 anni, perché il territorio dei Monti Lepini è un territorio di una grandissima biodiversità. Sono nati da Roma Sud il Parco dei Castelli, il Parco Naturale dei Castelli, poi hanno saltato i Lepini e sono nate altre aree protette regionali. I Lepini non l'hanno mai voluto fare perché c'era una resistenza della comunità, diciamo un certo tipo di comunità legato per esempio alla caccia e quant'altro, che ha resistito a non far mai nascere un parco regionale, forse uno dei territori più ricchi di biodiversità, anzi senza forse, sono stati fatti degli studi che lo testimoniano, sia vegetale ma in generale la biodiversità anche animale. Quindi in realtà, quando appunto abbiamo parlato con Michele, noi abbiamo forse invece ben volentieri accettato una sfida, quella di condividere, e con una coprogettazione che parte necessariamente dal basso. Ecco, apro una parentesi:
recentemente la Regione Lazio ha avviato attraverso dei bandi un percorso di costruzione delle DMO. Io credo che purtroppo mi fa piacere che sia nato un processo del genere, ma è nato dal verso sbagliato, nel senso dall'alto, mentre noi anche a Praiano, nel nostro seminario che abbiamo fatto di formazione, abbiamo ben ancora una volta condiviso l'esigenza che questo percorso deve essere un percorso che nasce dalla comunità, una comunità che diventa consapevole e responsabile della sostenibilità del territorio, utilizzando ovviamente in questo caso il turismo, che è un formidabile fattore, ma io ricordo pure che è un formidabile fattore negativo, lo è stato per troppi anni il turismo, un fattore negativo, un fattore che e soprattutto appunto negli ambienti come quelli di costa, come quelli appunto dove si trova anche il Circeo, ma non solo, e che è un'area protetta che ha 30 chilometri di costa, di duna, di mare meraviglioso, ed è aggredito costantemente da un turismo mordi e fuggi, un turismo balneare che lo ha messo sempre in grandi difficoltà. Ecco, il turismo e che lo mette in difficoltà non solo perché arrivano i giornalieri, arrivano gli escursionisti, arrivano quelli che non escursionisti, che hanno per nulla ma vanno solo al mare, ma appunto perché sono luoghi meravigliosi. 2000 anni prima in quel territorio i romani avevano costruito delle ville imperiali, Domiziano, altri. 2000 anni dopo hanno tentato di fare delle ville da Andreotti al Mirante, al Circeo. Il sacco del Circeo era noto, stava per sparire il parco del Circeo per l'appunto, perché il luogo era un luogo bello e attrattivo, ma consumato, distrutto, rischiava di sparire, per esempio, a proposito di quel territorio del parco del Circeo. Cederna lo diceva, ma non esiste, insomma, e anche Pratesi al suo tempo, c'erano tutta una serie di cose. Ma allora noi abbiamo invece accettato, dicevo, la sfida, che non è una sfida, perché poi appunto in questi territori come cosiddetti marginali invece si è conservata e bisogna necessariamente non solo conservarla, ma ancora conservarla ancora e tutelarla e valorizzarla e rendere possibile anche recuperare qualcosa che sta ancora via via scomparendo. E abbiamo voluto quindi iniziare una sperimentazione che è, ripeto, condivisa a livello regionale, per prima nel territorio dei Monti dei Pini, anche perché il sottoscritto appunto ha una certa esperienza, quindi in bontà loro mi hanno voluto dare valore alla prima iniziativa che potevo condurre appunto anche personalmente, ma non da solo. Abbiamo costruito una comunità che ha incominciato a intercettare, appunto costruendola da basso, e secondo, voglio anche ricordarlo perché questo progetto, se poi andate appunto nel link di cui parlava Michele e incominciate a cercare, a guardare, a spulciare le pagine, per esempio andate alle Montagne Biellesi, alla destinazione Montagne Biellesi, e troverete poi linkando successivamente anche le linee guida di quel territorio. In realtà sono linee guida dettate a livello appunto generale dall'organizzazione Slow Food Internazionale, che appunto gestisce il marchio, linee guida che noi abbiamo incominciato ovviamente a seguire nel momento in cui abbiamo iniziato l'avventura sui Lepini, che prevede appunto ovviamente un soggetto che promuove l'attività in termini, cioè che ha a che fare con Slow Food, e noi riteniamo che una comunità di scopo come di Slow Food abbia il miglior valore da questo punto di vista. E infatti noi abbiamo fatto una comunità sui Monti Lepini, come vi ho detto, di cui io sono il portavoce. Abbiamo incominciato a cercare di condividere con gli operatori che fanno promozione da un punto di vista istituzionale, e lo abbiamo trovato. Abbiamo trovato quello che io prima di queste ultime bando delle DMO della Regione Lazio, in cui comunque noi ci siamo entrati e speriamo di dare un contributo di recupero di una progettazione dal basso che altrimenti con quel bando per il momento è invertita, parte dall'alto, e così infatti sta avvenendo. Avvenendo anche con alcune contraddizioni, anche qui apro una parentesi, la chiudo velocemente. Il piano triennale del turismo della Regione Lazio dice chiaramente
che la sostenibilità è il faro, lo dice proprio in termini concreti, adesso non testuali, non me lo ricordo a memoria, ma dice appunto in modo concreto che la sostenibilità è il faro delle progettualità del turismo nella regione. Ma queste DMO, che progetti che hanno risposto al bando di sostenibilità, ne parlano ben poco. Noi invece questo progetto, appunto, anche sui Monti Lepini, lo vogliamo dare in modo concreto, questa semplificazione, questa necessità, appunto, che questa comunità consapevole, responsabile, lavori sulla sostenibilità e lo faccia in un modo concreto attraverso il turismo. Ecco. Tu Gabriele, hai a che fare con Oltreterra, con un progetto meraviglioso che nasce, se non sbaglio, appunto da una riunione delle che lì è stata fatta in Emilia, appunto, delle comunità dell'Appennino. È stata fatta un'altra assemblea della comunità degli Appennini proprio nei Monti Lepini qualche anno fa. E lì si è firmato, per esempio, un protocollo d'intesa con tutti i comuni dell'area. Ora, io credo che sia esemplificativo questo fatto. Il protocollo è stato firmato, io non ero ancora intervenuto nella progettualità, appunto, di Slow Food Travel, ma non stava dando particolari motivi di azione quel protocollo. Ecco, Slow Food Travel ha questo, secondo me, di molto importante, nel momento in cui viene costruito dal basso, coinvolgendo i vari attori, quindi coinvolgendo ovviamente soprattutto gli attori che fanno produzione buona, pulita e giusta, insomma i produttori del cibo, perché parliamo sempre di questo filo conduttore, quello del cibo, che rispetto alla sostenibilità e alla biodiversità, però appunto noi in questo caso abbiamo coinvolto, oltre gli attori, anche non solo quelli del cibo, ma anche ovviamente tutta la filiera turistica, agli agriturismi. Siamo arrivati a circa una sessantina di soggetti, ma lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo costruendo, appunto, come delle azioni concrete, come citava prima Michele, quelle che vengono fatte state fatte in Umbria con la chiocciola che in bicicletta che incomincia a girare. Noi abbiamo incominciato a farle coinvolgendo direttamente quelli che potevano essere ovviamente attori e protagonisti immediatamente, e quindi vedere anche i risultati. E dicevo, Slow Food Travel ha questa caratteristica rispetto a molte altre progettualità, che può dare continuità di azione. Lo abbiamo già incominciato a dimostrare, perché, e qui parla anche l'esperienza per professionale di guida, appunto in questo periodo della pandemia, come sapete tutti, effettivamente il turismo di prossimità ha goduto di qualche vantaggio, non totale, perché appena si sono rese possibile di nuovo e disponibile la modalità di andare da qualche altra parte, le persone lo hanno fatto, insomma non è che si esclude questo. Però è vero che si è recuperato tutto un tipo di, e si è incentivato e si è aumentato tutto un tipo di attività esperienziali, ma questo tra l'altro non lo diciamo noi, ci sono sempre più questi, c'è Roberta Garibaldi che anche recentemente ha relazionato su un altro studio proprio sulla sostenibilità, e ci sta dicendo come non solo c'è un'attenzione verso la sostenibilità, ma anche proprio una richiesta stringente. Nel momento in cui si va a fare una richiesta di viaggio, questo è uno degli elementi, non tanto più solo il cibo e non solo tanto le esperienze sul cibo, il cooking e quant'altro, ma proprio dare un contributo nei confronti della sostenibilità di quella comunità, anche attraverso il cibo, attraverso quindi la conservazione di un paesaggio che spesso rischia di scomparire, perché appunto, per esempio, in certi territori, noi nel Lazio abbiamo tutta la Tuscia che viene invasa da una monocoltivazione, per esempio i noccioleti, insomma, no? Quindi abbiamo e vogliamo appunto creare delle condizioni per cui, cominciando con i piedi ben piantati per terra, e noi non abbiamo, io ho dovuto resistere, appunto, ho coinvolto una DMO, diciamo, che è la comunità dei Monti Lepini,
di fatto era l'organismo che radunava tutti i comuni, sono 28 i comuni dei Monti Lepini e rappresentano tre province, la provincia di Latina, la provincia di Roma e la provincia di Frosinone. È un bel una bella sfida quella di metterle insieme tutte insieme. Pensate che c'erano addirittura tre comunità montane in questo ambito territoriale. Però noi lo vogliamo fare mettendo, come dire, insieme come fa la natura. La natura che cosa fa nella macchia mediterranea? Ci sono dei splendidi rampicanti come lo Smilax aspera e tante altre specie, insomma, che stanno lì e cuciono, no? Le tante piante della macchia e fanno un cuscino compatto perché devono resistere alle azioni esogene, insomma, che rendono difficile la vita, vento, sole e quant'altro, che possono scalzare per esempio il piede alle radici, insomma. Quindi noi appunto abbiamo intenzione di fare, stiamo facendo questo, abbiamo iniziato incominciando appunto a coinvolgere, per esempio abbiamo coinvolto, dicevo, non solo gli operatori qualunque, ma tra questi io sono di parte, gli operatori, le guide ambientali, che sono quelle tra l'altro più vicino, anzi stiamo parlando con la GAE regionale per attivare dei primi corsi, diciamo così, di aggiornamento con la GAE per delle guide del gusto, perché questo percorso ha bisogno di professionalità, di radunare insieme, di condividere insieme, non di chiedere, insomma, di chiederle così al momento che servono. No, dobbiamo fare un lavoro insieme e costruire una rete. Io credo addirittura proprio un processo naturale potrebbe essere una cooperativa di comunità alla fine, forse, addirittura, penso, immagino, che renda possibile, appunto, ripeto, con i piedi piantati ben a terra. Dicevo, la DMO, la compagnia dei Monti Lepini, perché ne avrei tante, ma certo, non vorrei esagerare. Dico solo questo, la comunità dei Monti Lepini appunto aveva chiesto, c'era un politico, diciamo, che lo dirigeva, la prima volta che ci abbiamo parlato, ci chiede: ah beh, bellissimo, un bellissimo progetto, raduniamo tutti quanti, facciamo una bella assemblea tutti. Noi gli abbiamo detto: no, io voglio parlare, è inutile che condivido qui, che raduno, che ne so, 20-30 agriturismi, poi tra l'altro non so nemmeno come lavorano, ma noi vogliamo che lavorino verso appunto un processo di sostenibilità, se già non lo fanno, ma è inutile che io ne chiamo 40-50, so che ne potrò dare luogo a turisti per quei pochi, 10, 5, 10, ed è bene che inizi così, in modo concreto. Così abbiamo iniziando a fare prime esperienze, primi itinerari, e fra poco stiamo appunto con la DMO locale, anche con la compagnia dei Lepini, ma non solo con loro, e anche con la Regione Lazio, lanciando tutta una serie di esperienze, di servizi turistici che cominciano a mettere in campo la costruzione di questa rete che nel frattempo abbiamo fatto. Finisco qui perché ho parlato. No, grazie Roberto, hai detto un paio di cose che sono interessantissime. Prima di tutto il fatto che soprattutto la politica, ma il territorio, deve capire che le azioni vanno avanti solo ed esclusivamente se si parte dal basso, cioè se sono chi vive nel territorio che ci chiede di fare determinate cose. Imporle è impossibile e spesso e volentieri crea dispersione di fondi anche pubblici inutili che non danno ritorno all'economia di quel territorio. L'altra parola che mi piace tantissimo che hai detto è proprio appunto quella delle cooperative di comunità, che sono degli strumenti che piano piano troveranno la forza e anche i finanziamenti per creare nuovi sbocchi per il territorio. A questo punto quindi passerei per l'ultimo intervento la parola a Roberto e Alessandra, che ci racconteranno la loro esperienza, e in questo caso nel territorio dell'Emilia Romagna, al fine di raccontarci la loro storia, la loro esperienza e quello che stanno che hanno costruito e stanno ancora costruendo in una piccola frazione di un piccolo comune dell'Appennino romagnolo. Vabbè, intanto già
ci candidiamo, se sul food travel vuole aiutarci a fare un bellissimo percorso in questo straordinario territorio. Che grazie, adesso qui bisogna che ringrazi Gabriele Locatelli, ha già No, non tante, citarmi e vai avanti con le altre cose. no, ha già tante piccole perle, a situazioni che hanno capito che la semplicità e il vero, il buono, il pulito, il giusto sono vincenti in questo momento storico. Abbiamo diverse realtà che sono vere, che si sostengono, che aiutano i piccoli produttori, con poi attorno invece una finta agricoltura, un sistema di contributi completamente sbagliati, con leggi regionali che aiutano i grandi alberghi invece a piccole situazioni. Bisogna che in questi territori vengano aiutati chi ristruttura intanto solo vecchie costruzioni, perché basta costruire nuove realtà. Dobbiamo aiutare chi ristruttura la vecchia casa del nonno per fare un po' di camere, perché dalla nostra esperienza abbiamo visto che questo nuovo tipo di turismo ha bisogno di sentirsi considerato, coccolato, ha bisogno di conoscere il territorio nella sua semplicità, e poi logico ha bisogno di, come diceva giustamente prima, adesso non mi ricordo se Rumiz o Miola, ha bisogno di servizi, quindi ha bisogno di percorsi in biciclette, di percorsi a piedi, ha bisogno di trovare una rete che collega certe situazioni. Quindi qui da noi abbiamo bellissime reti escursionistiche, abbiamo poi un territorio che, se ci pensate, ogni territorio italiano nel raggio di 100 km ha tutto, quindi dobbiamo solo riuscire a metterlo in rete, perché qui da noi che siamo persi, è arrivata la fibra e quindi è arrivata la possibilità di lavorare anche in un appartamento qui, sperduti, invece di stare in centro a Milano, in dei palazzi enormi di appartamenti. E quindi, finito il lavoro, poi sei in mezzo alla natura, sei in mezzo a un borgo dove, se hai bisogno, bussi alla porta e ti danno quello che ti manca, o ti aiutano per quello che serve. Niente, noi siamo partiti giocando nel 2005, abbiamo ristrutturato, anzi, posso magari, se ci riesco, dopo ho fatto prima un gran casino, ma ho fatto 10 foto da far vedere, magari così la gente capisce. Questa era la nostra locanda quando siamo partiti. Questo era un vecchio fabbricato del 500, completamente distrutto nel borgo, e qui abbiamo fatto no, 9 camere. Questa invece era l'osteria dove si mangia. Questo era il lato sul borgo. Vabbè, questi siamo noi, perché volevo dimostrare, questo è il borgo, e questo è la struttura che abbiamo rifinito, dove diamo tutto, perché il turista ha bisogno di stare nella situazione. Vogliono stare bene, perché alla fine nella vacanza, e quindi bisogna dargli il bello, perché stando nel bello già ti si apre la mente. Bisogna dargli buon cibo, bisogna dargli appunto quei servizi che servono, e quindi bisogna costruire una rete fra gli esercenti che fanno turismo, perché purtroppo noi siamo vicinissimi, siamo in Emilia-Romagna, siamo vicini al mare, ma queste zone se n'è sempre parlato, ma purtroppo non è mai stata aiutata a fare rete, a fare situazioni. Noi nel nostro piccolo, e dando semplicità, perché il momento storico è quello, la gente vuole autenticità, vuole semplicità. Vabbè, questo è il nostro gatto, adesso mi tolgo se riesco, aiuto.
eccomi. Niente, noi abbiamo questa piccola osteria dove... Mai tolto la condivisione. Come cavolo devo fare? In basso dove c'è scritto condividi schermo. Interrompi condivisione. Ecco, fatto. Bravo. Allora, ecco, vedi, ho bisogno di fare un corso di informatica perché siamo un po' di una certa età e quindi vedi, il turismo poi bisogna aiutarlo anche nella formazione. E, niente, compriamo solo prodotti del territorio, siamo riusciti per fortuna a far crescere delle piccole aziende, ad esempio questa da noi era un territorio straordinario dove c'era un allevamento di capre fino agli anni 60, poi lo Stato ha deciso di comprare tutti i poderi, quindi ha fatto un'azienda demaniale enorme a protezione di questa foresta, che poi alla fine forse è stata anche un'azione giusta che ha creato un territorio straordinario, però c'erano leggi ferre per chi allevava capre, quindi che se le capre mangiavano le piantine che erano state piantate c'era il penale, tutti hanno smesso di fare la capra. Ora noi la capra non si trovava da nessuna parte, abbiamo cominciato a cercare dei ragazzi che avevano problemi, che non riuscivano a vendere gli animali, li abbiamo messi in menù, la gente viene apposta per mangiare questa carne e abbiamo ridato una piccola economia a queste piccole aziende agricole che non sapevano vendere la capra. Questi sono esempi come altre cose, c'è qualcuno che ha cominciato a ripiantarci le vecchie varietà di patate, gli compriamo tutte le patate, stiamo usando una cipolla straordinaria di Sant'Arcangelo che si chiama cipolla dell'acqua, ci sono due vecchietti, gli compriamo tutta la produzione e adesso la gente viene a mangiare la zuppa di cipolle. Niente, nel nostro piccolo abbiamo creato un bel movimento. Sicuramente ci manca una rete dove poter appunto fare, perché per un turismo di tanti giorni, ok, noi diamo parecchio, però la gente giustamente ha bisogno di altre cose, quindi ci vuole servizi, ci vuole appunto guide escursionistiche, ci vuole... Adesso sta andando tantissimo il discorso delle bici, queste bici elettriche. Qui da noi stanno crescendo, stanno facendo corsi i ragazzi per fare le guide e ci vuole una rete di strutture che abbiano la stessa identità, che abbiano lo stesso scopo e che abbiano soprattutto il piacere di fare questo lavoro e il piacere di avere gente, il piacere di imparare dalla gente che viene... Di conoscerla, di crescere e poi credo che se sei vero, se sei un territorio vero, se dai semplicità e autenticità è l'arma vincente di questo momento. E poi, vabbè, io tutte le volte lo dico, e poi bisogna essere un po' rivoluzionario, bisogna essere un po' contro queste regole ferree che il buon cibo non lo aiutano e non aiutano neanche l'organizzazione di queste cose. Quindi ogni tanto bisogna cercare di dare un po' di rumore, cercare, io non posso comprare un pollo vero, non posso comprare un fungo vero qui della zona, ho bisogno di comprare roba certificata, tracciabile, che ok, però non ha la qualità della nostra roba vera, quindi vabbè, sono ribelle e compro sicuramente qualcosa anche al di fuori, quindi se mi vogliono arrestare sono pronto a fare, no scherzo, però ci vuole anche un po' di rumore, bisogna cercare anche un pochino di uscire, di avere delle deroghe a questi regolamenti che sono fatti giusti, perché bisogna tutelare la sanità, bisogna tutelare tutto, però cioè, ad esempio grazie a Slow Food abbiamo fatto tante deroghe, perché il ravigiolo, che è questo formaggio a latte crudo che qui si trovava, la mia mamma al negozio lo spacciava come una spacciatrice, ce l'aveva sotto il banco, glielo chiedevano ce l'hai, sì ce l'ho, lo tirava fuori, aveva paura di venderlo,
Adesso, grazie a Slow Food, è stato fatto un disciplinare e si può mangiare questo ravigiolo che alla fine, nel suo piccolo, fa turismo. È un prodotto straordinario che dura pochi giorni. Se lo volete mangiare, dovete venire per forza in questo territorio perché è un formaggio che non può essere esportato perché dopo 3 giorni è buono solo nel ripieno dei cappelletti. Quindi, con delle deroghe, possiamo riuscire a fare anche del cibo di qualità e far turismo di nicchia. Basta. Roby, grazie, grazie perché c'è sempre l'entusiasmo, io mi diverto sempre tantissimo a ascoltare, spero come è successo per tutti, anche negli interventi prima, che vi siate divertiti ad ascoltare queste persone che cioè hanno fatto una scelta, fondamentalmente hanno fatto una scelta, hanno detto è possibile fare qualche cosa nel territorio in cui viviamo? Sì, come? E ci provano quotidianamente a inventarsi cose. Una delle cose, Roberto, che però ti sei dimenticato di dire è quello che succede sabato e domenica prossimo a Pianetto, questo me lo devi dire. E immediatamente dopo quello che ha detto Roberto, che gli do 2 minuti per questa cosa, chiederei alla regia se può mandare quel filmatino che abbiamo visto prima sul quello sketch tra lui e sua moglie, perché lui è scomparsa Alessandra, non riusciamo neanche a vederla, quindi la vedremo nello sketch. Sì, Alessandra ha bisogno di lavorare, stiamo ripartendo. Niente, sabato e domenica a Pianetto succede questa cosa bellissima che doveva essere una cosa molto piccola. Io faccio parte di questa associazione che si chiama Tempi di Recupero, dove tanti pazzi come noi si sono associati a questa associazione che grazie a Carlo Cattani, che è un personaggio vulcanico e straordinario, ha creato dove tutti cerchiamo di recuperare tutto, recuperare quindi no, il non spreco del cibo, il non spreco dell'energia, il recupero del territorio, il recupero della cultura, il recupero delle nostre tradizioni, il recupero del dialetto. E niente, ci ritroviamo diversi di noi dell'associazione per stare insieme, per sviluppare e per conoscerci, per avere nuove idee, e più l'abbiamo aperto al pubblico, dove quindi ci saranno tanti cuochi che fanno parte della nostra associazione, che faranno tanti piatti recuperando certe cose, ci saranno dei piccoli convegni dove ci sarà un convegno sulle api, perché le api è un momento brutto per loro e è un momento brutto anche per il mondo, perché senza api finisce il mondo, ancora non si è capito. Ci sarà un recupero, ci sarà un convegno sull'acqua appunto per spiegare il non spreco, ci sarà un convegno sul lavoro diverso, ci saranno questi ragazzi di Diogene, la Lanterna di Diogene, dove hanno fatto un progetto straordinario dove fanno lavorare dei ragazzi con problemi e si parlerà di tante altre cose. Quindi ci sarà uno spettacolo musicale con un gruppo importante. Se qualcuno riesce. Il tempo non ci aiuterà, ma recupereremo anche il tempo. Noi, l'importante è stare insieme e provare a insegnare anche altre cose rispetto alle solite sagre dove no, non c'è oltre che morsare in un piatto. Qui c'è forse anche un po' di cultura. Grazie. E la gioia sempre, supera sempre anche il tempo perso, quindi stare insieme rende sempre felici. E chiederei di passare quello spot, se possibile, di prima, quello sketch. Ma quando eri piccino ti raccontavano che i bimbi nascono sotto i cavoli? Ah, mi raccontavano, ho passato settimane a cercare quel cavolo grande dove ero nato sotto Ok, io. l'hai trovato? Ah, l'ho trovato, il problema è che me lo sono anche mangiato. Oggi prepareremo ricette meravigliose con i cavoli, i cavolfiori, tutti i regali Anche i dell'inverno. cavoli a merenda. Cavoli a merenda. In questo splendido chiostro del Cinquecento nascono ricette antiche. Antiche della Romagna più vera, in una puntata imperdibile, oggi. Su Rai 3 Ageo vi aspettiamo. Seguiteci. Ciao. Buoni cavoli a tutti. È anche l'arte della comunicazione, se posso dirlo, no? Cercare di fare in modo di creare, avete visto il contesto meraviglioso di questo chiostro, quello di raccontare dei luoghi attraverso i prodotti che vengono realizzati all'interno di quei territori.
credo che l'incontro che abbiamo avuto sia stato assolutamente interessante. Probabilmente ci sono altre 10.000 cose da raccontare. Quello che mi piacerebbe in questo momento è vedere qualche domanda fatta da chi è intervenuto oggi, il numero è veramente alto delle persone che hanno partecipato a questo incontro, per sapere se vogliono sapere qualche cosa da chi è intervenuto in questa ora e mezza di discussione. Sulla chat non c'è nulla. Non abbiamo domande. C'è solo un commento di Vienna che dice che Pianetto ha anche un bellissimo museo. No, ma è la cosa fantastica, Maria Luisa. Museo Mambrini. La cosa fantastica, Maria Luisa, è proprio questo, che uno non si rende conto quando si muove all'interno di quei luoghi meno frequentati della nostra Italia, a partire appunto da questo piccolo borgo, dai luoghi dei Monti Lepini di Roberto, dalla Carinzia che ci raccontava Rumis Michele prima nel suo intervento. Ci sono luoghi che hanno il fascino di essere ancora da scoprire o comunque conosciuti da chi ci vive, e nel momento in cui ci si avvicina a quei luoghi, la cosa che a me piace sempre tantissimo fare è andare a cercare posti veri dove mangiare, persone vere con cui chiacchierare. A volte la mia moglie mi sgrida anche, dice: ma perché di rompere le scatole a tutti quelli che incontro? Veramente non è il fatto di andare, ma cerco di capire poi dove sono, perché ogni luogo è rappresentato dalle persone che ci vivono e nello stesso tempo dal cibo che viene cucinato nelle case o comunque nelle osterie che trovi in questi posti. E quindi se si pensa che in un piccolo paese dove sono rimasti 60 abitanti c'è un chiostro come quello che abbiamo visto, e un chiostro come quello che abbiamo visto, che proprio all'interno di questo chiostro c'è un museo civico che parla della storia di questi territori a partire dal periodo umbro preromanico, perché qui c'è un insediamento romano di prima dell'anno zero, quindi del primo e del secondo secolo avanti Cristo. Ecco, si può immaginare cosa sono successi in quel territorio nei 2000 anni a seguire, fino ad arrivare a Roberto e la sua locanda. Ma nella stessa giornata, a Civitella, la domenica mattina, c'è la possibilità di andare a un mercato contadino dove ti raccontano quelle che sono le peculiarità di quel borgo. Quindi un'Italia da scoprire quotidianamente, un'Italia che appunto ha bisogno di quello che ci diceva appunto nel suo intervento Michele e Roberto. Abbiamo bisogno di verticare, di partire dal basso, fare emergere quelle che sono le persone che hanno la volontà di mantenere in vita i loro piccoli borghi e aiutare loro a ricostruire i loro borghi e le loro attività produttive, perché è in quel momento lì che nascono realtà come quelle che abbiamo potuto vedere oggi. Adesso, se non ci sono, Marta Morelli dice di Aigae, la villa di Teodorico. Lì, quando sarebbe un altro discorso straordinario da fare dietro, perché pensate che è stato trovato questo primo insediamento nel periodo prebellico, prima della seconda guerra mondiale, dall'Istituto Germanico. È stato ritrovato questo insediamento, poi fatti degli scavi però molto sommari fino alla fine dello scorso millennio, e oggi invece, ripartendo con gli scavi, sono trovati dei mosaici che sono di una bellezza straordinaria, tanto che il professore che sta seguendo dell'Università di Parma, che sta seguendo questi scavi, diceva che di questa bellezza si vedono solamente a Villa Almerina. Quindi, per dire quanto sia stato importante questo sito
nel periodo bizantino. Ma questa è una realtà che racconto perché amo, perché è quella dove vivo, ma tutta Italia è fatta di queste realtà e di queste meravigliose scoperte da mettere in rete. Ecco quello che dicevo, appunto, l'importante è creare rete, ce l'hanno chiesto sia Roberto che entrambi i Roberti, e quello che sta facendo, e ripasserei la parola a questo punto a Michele, è quello che si sta cercando di fare appunto con questo progetto di Slow Travel. Sì, grazie, direi che hai colto proprio nel segno, no? Io ripeto spesso che purtroppo la maggior parte di noi, una buona maggior parte di noi, non siamo geni in grado di influenzare un territorio da soli, ma siamo persone normali che hanno bisogno della collaborazione, della cooperazione di tutti per essere in grado di raggiungere un cambiamento, no? E questo vale soprattutto anche per le destinazioni turistiche. Se vogliamo che la gente venga a visitare i nostri territori, dobbiamo essere in grado di fare squadra tutti assieme e di saper promuovere quello che abbiamo e di saper anche specializzarci all'interno, in modo che non tutti offriamo la stessa cosa. E perché solo così riusciremo, solo lavorando in questo modo qua, come comunità, riusciamo poi a tenere duro e a farci calere e ad emergere. Altrimenti il rischio è quello di, appunto, come purtroppo succede spesso, di avere territori che hanno un grandissimo potenziale, però poi non sappiamo magari raccontarlo benissimo dal punto di vista gastronomico, ma non siamo in grado di attirare dal punto di vista del turismo. E probabilmente questa sfida è la sfida un po' del nostro paese, ma sicuramente di tutte le comunità con cui lavoriamo noi come Slow Food. Quindi grazie per appuntamenti come questo, che cercano di dare un po' l'idea di quello che è il lavoro di Slow Food sui territori, anche dal punto di vista dello sviluppo di un turismo che sia buono, pulito e giusto. Quindi grazie mille, Gabriele e Maria Luisa. Figurati, Michele, adesso intanto in diretta ti rubo già una promessa: dovrai andare a visitare Roberto sicuramente, perché non mancherò. Può essere l'inizio di un percorso di Slow Travel anche in Emilia Romagna. Non vediamo l'ora. Anche perché la rete genera grandi grandi cose. L'altra, adesso ripasserei invece per una domanda di un punto preciso, visto che ancora domande nel gruppo non arrivano, vero Maria Luisa? Se no, non sbaglio, non sono arrivate domande. Sono stati troppo bravi, oppure c'è qualcuno che ha paura di chiedere, e invece bisognerebbe sempre chiedere. E vorrei tornare invece a Roberto Perticaroli, per chiedergli, per fargli invece una domanda relativamente alla sua realtà, cioè quante persone dal basso, di quelle che diciamo lavorano con te o hanno costruito questo percorso, quante sono e quali sono, su quale nucleo conti all'interno dei Monti Lepini, su questo percorso di travel che hai creato? E poi andiamo verso l'ottobre, dopo lo richiederò anche a Roberto, devi dirci cosa dobbiamo venire a mangiare da te in questo periodo. Adesso stiamo per organizzare, stiamo andando su un campo dove raccoglieremo lo zafferano, va bene, ma appunto noi e fra poco incominceremo a andare anche sotto gli olivi, perché si incomincia a lavorare anche con quello. Abbiamo appena finito con le vendemmie, ecco perché è questo che stiamo intanto facendo, non necessariamente sottoponendole, come dire, a una promozione, a una commercializzazione. Non sono diventati tutti già dei prodotti. Io, come vi ho detto, lavoro dei prodotti turistici venduti, perché secondo me appunto c'è tutto questo lavoro dal basso che va prima fatto.
Vendemmiare è stato in realtà, poteva anche diventare già una proposta turistica, ma lo abbiamo voluto fare con appunto le persone. Tu mi chiedi quali sono le persone. Intanto ovviamente siamo noi, i soci Slow Food, delle condotte che hanno costruito, e poi insieme ad altri che non erano neanche soci, delle condotte locali, quindi quella di Latina, quella di Frosinone, quella insomma ciociare romane e pontine, abbiamo costituito la comunità e siamo noi il nucleo primitivo che ha cominciato a lavorare, fatto di persone più anziane ma anche di più giovani. Anzi, ci tengo molto e credo molto anche a quest'altro valore di questo progetto, come dicevo prima, non solo la continuità, ma nella continuità io penso che sia anche più facile coinvolgere i giovani che spesso appunto, per esempio, giovani guide ai GAE, per esempio, che incominciano a stare con noi e insieme a noi sono venuti non a fare, per esempio, in questi giorni passati a settembre e ottobre, ma è finito, ma insomma la vendemmia da dei ragazzi sotto una località a Priverno, dove c'è una bellissima abbazia, l'abbazia di Fossanova, uno splendido monumento nazionale. Dei ragazzi stanno facendo vino naturale, hanno recuperato dei terreni. Ecco, questo che stava dicendo anche Roberto, abbiamo incominciato a fare, a promuovere, come dire, quelle realtà piccole che hanno bisogno di essere sostenute attraverso questo progetto, e queste mano a mano stanno diventando gli altri coprotagonisti. Il frantoio dove adesso andiamo mi sta aiutando, ci sta aiutando lui, che io sono una guida, conosco quel territorio, però lui è lì e ci sta aiutando a tracciare dei cammini, un itinerario fatto, un trekking che stiamo preparando per appunto poi andarla a commercializzare. Ma quando siamo, come dire, più avanti, più sono entrati i cani, non so se si sentono, che abbaiano, dicevo, più avanti nella costruzione di questa comunità ospitale, ospitante, che è in grado di dare poi un valore alla loro proposta, perché noi vogliamo valorizzare la loro proposta, vogliamo fare in modo che alcune proposte tutelino e incentivino la biodiversità. Per esempio, vi faccio un altro esempio: c'è un ragazzo della zona Ciociara che è è un socio Slow Food, lavora in banca, ma ha una passione. Recupera delle specie animali in via di estinzione, è partito da una pecora quadricorna, e l'associazione si chiama Gallo Larino, ha anche una, appunto, quest'altra specie, ma c'è per esempio una specie che è in via di estinzione, l'asino nero dei Monti Lepini. Ora, le guide agree che sono qui presenti lo sanno che ultimamente, per esempio, le escursioni trekking sommaggiati, quelli con appunto o i muli o gli asini, sono anche loro, no? Come le bike. Noi abbiamo anche sotto le pendici dei Monti Lepini alcuni fiumi che nascono e sono diventati, si vedono anche nelle immagini appunto del sito che ha citato prima Michele, l'immagine della canoa, perché facciamo anche questo, insomma, utilizziamo e coinvolgiamo, più che utilizziamo, coinvolgiamo tutti questi attori per incominciare a creare una produzione di rete che dia forza e valore a tutto il brand, perché poi di fatto è una destinazione di brand, questo appunto Slow Food Travel, noi vogliamo dare questo contributo. E dicevo degli asini, erano 12-15 ormai gli asini, più o meno questo è il numero di questi asini tipici dei Monti Lepini, e attraverso le prime azioni che stiamo facendo, in cui anche molto sommessamente abbiamo iniziato dei trekking sommeggiati con questi asini, ma li abbiamo iniziato magari andando da quella azienda, per esempio un'azienda, una fattoria bio, che adesso li sta accogliendo, perché questo vorremmo fare, che siano anche appunto poi accolti, partono da lì le escursioni, saranno accolti e quindi sarà luogo di ulteriore allevamento, come dire, di questi asini. Ecco, esempi concreti di azioni che partono dal coinvolgimento mano a mano sempre più largo di persone che all'inizio sono, ripeto, stati, per rispondere di nuovo alla tua domanda,
Noi siamo stati noi soci Slow Food, ma subito dopo nella comunità hanno aderito anche non soci Slow Food, che poi di fatto lo diventano, e perché nella comunità si appunto sottoscrive una dichiarazione in cui si riconoscono appunto i valori, i principi di Slow Food, ma poi abbiamo incominciato a coinvolgere appunto le guide, i vari produttori, e incominciamo a fare in modo che, parlava prima del pane in Carinzia, che per esempio una produzione straordinaria di pani che io ricordo anche nella mia infanzia, insomma, con un certo sapore, che mano a mano sono scomparsi da questo territorio, possano essere recuperati a partire dai grani, che appunto anche loro erano scomparsi o quasi, e che invece stanno recuperando. Ecco, noi abbiamo fatto una mappatura per fare questo lavoro, ovviamente, all'inizio, e sono ovviamente stato abbastanza piacevolmente sorpreso dalla quantità di produttori che vanno verso la sostenibilità, che sono sostenibili e vanno verso la sostenibilità. Sono veramente tanti. È un buon auspicio, e non solo quello, ma anche appunto nella ristorazione, nell'agriturismo, sono sempre di più coloro che, come Roberto, accettano di, anche in luoghi più reconditi, di portare avanti quei valori, insomma. Okay. E c'è una domanda che è diretta sicuramente a Michele, da parte di Maria Carla. Esiste una sezione di Slow Travel, credo non ci sia, che si occupa di informare e formare gli amministratori locali sulle possibilità offerte da questa forma di promozione turistica? Io no, la risposta che mi verrebbe da dire, però di fatto è quello che facciamo un sacco di volte, perché è inevitabile che un progetto così complesso passi anche dal coinvolgimento delle autorità, delle istituzioni pubbliche, come sa bene anche Roberto, e quindi è inevitabile che noi passiamo molto tempo a parlare con le istituzioni per spiegargli la validità del nostro approccio, della nostra metodologia. Bene, e l'altra invece, Paola Bassi dice: quale collegamento con la rete regionale e nazionale dell'economia solidale in Emilia-Romagna a livello nazionale? Sono i gruppi di distretti di acquisto solidale, è una rete di produttori biologici e partecipati, di consumatori critici e consapevoli, diffusi in regionale a livello nazionale ed europeo, che promuove la biodiversità. Collegamento con la rete di semi rurali, ad esempio, e con sperimentazioni con l'Università di Bologna. Non sono in agricoltura contadina, credo che questa cosa qui vada costruita, e credo che sia importante farlo, posso dire. Ecco. E, bene, siamo praticamente in conclusione. Roberto, hai qualche cosa da aggiungere, che poi dopo andiamo a chiudere? Ci hai fatta vedere una volta tua moglie. Cioè, io adesso quando vengo a Pianeto... Provvederò a redarguirti da questo punto, verbalmente, no. Da questo punto di vista. Chi viene da noi sa che lei è una gran lavoratrice. Io parlo e basta e mangio, invece lei lavora. e la fortuna della nostra azienda è lei. No, abbiamo ricominciato oggi, dovevamo essere chiusi, ma c'è un gruppetto e dopo bisogna anche accogliere i viandanti. E allora è Su che prepara da mangiare. Vabbè. Secondo me, grazie enorme per questa cosa bellissima, perché sono momenti che danno anche forza per continuare, poi si creano relazioni, si prende spunti, e comunque secondo me la grande verità che prima è stata detto, che bisogna partire dal basso, bisogna dare visibilità, aiutare chi ci crede, perché chi ci crede fa, poi cresce e fa crescere gli altri. Se sono progetti calati dall'alto, poi sono progetti, ok, che sono la pioggia che però dopo se ne va al mare. Qui invece bisogna che rimanga in montagna. E niente, adesso bisogna che veniate in questi territori. Adesso cominciano le foglie a prendere dei colori bellissimi. Ci sono i porcini, e poi c'è... ci siete voi due. Ma no, c'è il borgo, perché è un borgo magico. È un borgo che fa tornare la voglia di vivere in un certo modo diverso. Noi abbiamo lasciato i nostri lavori, che poi ci piacevano. Vivevamo a Forlì
invece è tutto un altro vivere. Poi se vogliamo andare a Forlì ci andiamo, se no stiamo qui e ci coccoliamo con le nostre 12 ultra novantenni. L'unico problema è che sono solo donne e fra un po' io bisogna che vada via perché se no finisce la mia vita. Qui vivono solo Guarda, è le donne, complicato, tipo. quello che sta dicendo, è nell'anima di Roberto. Tra un po' apre un'agenzia matrimoniale per ultraottantenni a Pianetto. È una considerazione di Daniela Friggeri che ringrazia e sta seguendo l'intervento e dice che questi interventi portano un filo conduttore che localmente stiamo sviluppando. È vivacità, ma è vitale costruire e fare maggiormente rete per smuovere qualcosa di più. Mi sembra una considerazione corretta per concludere questo incontro. Io vi ringrazio tutti che avete partecipato e ringrazio tutti i relatori, ringrazio tutti il pubblico che ci ha seguito e niente, ci vediamo con il pubblico mercoledì prossimo. Intanto che stavamo facendo l'intervento il mercoledì sulle grotte turistiche ha chiuso perché abbiamo passato i 90 anche lì. Iscritti, quindi se vi siete iscritti voi vi ringrazio e vi saluto tutti e alla prossima settimana. Arrivederci. Arrivederci. E vengo da Roberto poi, eh? T'aspetto. Tanto siamo uguali quasi, vedi? No, io di più, io di più. Se vieni da me poi sei rovinato. Vabbè. Non mancherò di rovinarmi, non ti preoccupare. Ciao.